Due, uno. Allora, dall'inizio, proprio inizio, inizio, inizio. Come ti devo chiamare? Perché, cioè, da un lato, in un'intervista recente hai detto: Avessi potuto scegliere o cambiare a un certo punto, mi farei chiamare Antonio. Sì, ma. Ehm. Poi c'è Antonello. Ah, sì, aveva una storia lunga. Te l'ho già detta la storia? com'è La storia del nome la so. Ah. Ed è qui che casca l'asino. Eh, diciamo che le persone più care. Eh, mi chiamano Ralph e mi perché mi chiamo Ralf da molto prima di fare il DJ, non è un nome d'arte, non l'avrei scelto un nome d'arte. Se devo essere sincero, ma eh, chiamandomi tutti così i miei compagni di scuola, dal, dalla seconda media, mi sembra è chiaro che quando mi sono messo a suonare dicevano che suona. Ralph. E devo dire che Antonio mi ci ha chiamato la mia maestra Pierini <ride> all'elementare, è l'unica che mi chiama Antonio perché eh, tu la sai la storia, ma la ridico che è bellina perché in realtà mia mamma. Il mio babbo voleva chiamarmi Antonello, però avendoci uno zio prete, che non era neanche dei peggiori, però sempre prete era, <ride> e ha detto no ragazzi Antonello non c'è il santo, per cui non si può lo chiamare, loro sgomenti, dice, ma eh, noi ci piace Antonello, dice, eh, no, lo chiamerete Antonello, ma trovo chiamarlo diverso. Poi mi ha chiamato Antonio. E poi lì... ti chiamavano Antonello? E no, il mio è Antonello. <ride> già i miei fratelli e le mie sorelle mi chiamano Antonello o Ralph, perché anche loro da piccoli insomma sentivano tutti Ralph. Per cui... e... Ma su Ralph c'è un mistero, perché questa è una cosa che non è mai stata fatta, un'operazione di verità. Allora, il cartone animato. <ride> sì, Ralph si chiamava l'altro. È l'altro. Sì, però eh, è che eh, lui, quello che assomigliava a me, il cane, che sembrava il cane, salutava il lupo coyote, che era simile a al coyote, uguale. Infatti disegnava la stessa persona. Eh, sempre il cartone Looney Tunes si chiamava Chuck Jones. Quello esatto, che praticamente noi insomma, io manco mi sapevo che, come si chiamava chi insomma, e quello che facevo è che avevo i capelli lunghi giocavamo con una mia amica che si chiamava Lauretta e che eravamo tutti e due appassionati di, di questo cartone animato e io facevo, lui mi faceva oh sei simile a Ralf poi in realtà era Sam per cui c'era la, la gag che io mi tiravo sui capelli ciao Ralf e in realtà era il cane che salutava il cane. Quindi curioso. tu avresti dovuto chiamarti Sam. Io avrei dovuto chiamarmi Sam. Per però, eh, però lui diceva <ride> ciao Ralph. era quello che faceva ridere. Ti ciao Ralph". Sa, perché gli salzavano sta frangia che avevo anch'io. E l'altro diceva ciao Sam. In realtà. No? Però io dicevo ciao Ralph. Quindi l'equivoco era Antonio, Ralph. Antonello, Ralph e Sam. Sì. Ralph. No, io ho detto sempre che non sono un appassionato di nomi d'arte. Anche se nella storia del mio mestiere ci sono tantissimi disegni che hanno un nome d'arte fantastico, no? e sicuramente se l'avessi scelto non avrei scelto Ralph. E devo dire che cioè io sono molto contento eh, eh, di quello che ho fatto, di quello che faccio, ma senza nessun rimpianto sono convinto che per esempio eh, tutti gli anni che ho lavorato fuori dall'Italia e quando vado ancora ora, un bel Antonio Ferrari c'è un suo appeal, insomma, anche, anche se, se, se suoni a verano. Berlino Ralph è come... Cioè, eh, dice eh Carlo, dice Antonio. <ride> però c'è un suono un po' più internazionale, no? Ta, 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 eh ta, ta beh, insomma, però Antonio Ferrari, sai, a parte il cognome che, insomma, <ride> <ride> diciamo, <ride> um, diciamo, ha una sua importanza, specialmente vista dall'estero. E poi, insomma, mh, beh, io sono sempre stato molto, a differenza eh, di, di altri miei colleghi o di altri artisti, sono sempre stato molto orgoglioso della mia italianità. Questo è un cui, tema su cui, su cui anche torniamo. musicalmente parlando mi sono sempre posto. A parte l'infatuazione per, per l'American style, che Ebbi, in realtà, come tutti quelli della mia generazione, specialmente dopo la prima volta che sei stato negli Stati Uniti, sai, ti trovi specialmente nel. nel, nel nella, nella, tu nell'87 uh, sei andata a New York. Io 87, cioè. sì, appena ho scoperto l'Aus. E hai fatto un cambio clamoroso perché era il più americano tra i DJ italiani e se andato a fare il più italiano dei DJ americani in quel periodo sì. che New York era quella là era, 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 era la New York eh, eh, ancora pre qual era il sindaco pre Giuliani pre, Giuliani. pre tolleranza della schifezza di Giuliani certo, <ride> certo, una parola buona ci per sta cui non che io difenda il bordello che c'era devo dire che io non ho secondo eh, che io eh, quando andavo ero ospite di, di amici comuni di Marco Militello che è quello che mi ha un po' introdotto sulla scena che era il DJ del Devotion eh, per me forse il primo locale house italiano, prima di tutti insomma, facevano già una storia molto rigorosa e noi stavo, io stavo a Flatbush Avenue in, 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 a Brooklyn, a due passi da Red Hook, Red Hook adesso è un, è un posto fighissimo, da, fighe, da non da fighetti, insomma. Come larga pool. parte di, di Brooklyn. Esatto. Ormai. Allora, Reduc, tipo, non, i, i, se tu andiamo al JFK, i tassisti dicono: guarda, mi spiace, paghi il doppio, ma io a Reduc, non ci passo. Eh, per cui e io mi prendevo la metropolitana. La a train per andare nei vari club, per esempio, Sound Factory, quando c'era Junior Vasquez, andavo spesso da solo verso le. Eh, le 4 della mattina perché, o le 5 perché il buono avveniva dalle 7 in poi no? per cui mi facevo quella, quel pezzo insomma e non ho mai avuto eh, l'ho raccontato diverse volte non ho mai avuto problemi, problemi di nessun tipo sinceramente quanto, eh, quanto è, visto però che... per esempio la prima volta che sono andato a New York eh, non Sapevo una, due, però poi ci ho incontrato molti amici. La prima volta sono andato, ho incontrato diversi DJ. Un anno mi ricordo che incontrai Claudio Colluto che suonava anche in un club. Quell'anno siamo visti alla Universal che andavamo a prendere i dischi con Mixmaster che era un DJ di, che, italiano che vive a New York, conosceva molto l'ambiente. Però la prima volta io non conoscevo nessuno a parte Marco, ma non l'avevo neanche chiamato. Sono arrivato da Bravo incosciente, eh, c'era la JFK Express che ti portava direttamente, adesso non c'è più, da JFK a, a World Trade Center, che c'era ancora. Per cui ho preso la metropolitana, che mi avevano indicato, ho preso l'ascensore. Sotto dove arrivava Jeff, che sono uscito fuori, mi sono trovato nella New York. Che io ho visto nei telefilm, o nei film. Nella fattispecie. Tu non eri mai stato in America. Non ero mai stato, in, nella fattispecie uh, che avevo visto in Taxi Driver, che era uno, cioè i Tombini dove esce, dove esce Che il non fumo, è una buonissima una New York. Però io sono rimasto folgorato a Taxi Driver, come molti di noi, insomma. E per cui la prima cosa che ho fatto sono andato senza sapere dove dormire sono andato a Penn Station ho lasciato le mie robe poche robe in una cassetta eh, tipo quella che c'è su c'era una volta in America dove... cioè hai fatto le cose da film <ride> sì e sono andato <ride> sono andato alla 42 sì ma che era ancora come taxi driver per cui eh, considera che insomma lì c'erano quelli che si facevano di crack in terra. Eh, Ma quanto? Eh. Secondo me tu sei uno che poi col punk c'è cresciuto, la scena punk newyorchese era fortissima. Sì, quanto erano simili le due cose? Perché come me la stai raccontando è, è una vita simile poi a quella dei musicisti punk, no? Andavi alla mattina, uh, sì, alle sì, mattinette. Sì, io ero venivo dalla, dalla storia New Wave più, il punk l'ho vissuto sì, un po' all'inizio non ero appassionato di punk a parte certi gruppi che mi appassionavano come Dead Kennedys come, che ho visto dal vivo, come Crass, come Clash non sono stato immediatamente un fan dei Sex Pistols per dire poi ho rivalutato certe cose però insomma per me, sì, avevo ancora uno spirito un po' così, insomma, per cui è chiaro che poi vabbè, avevo l'incoscienza eh, fa conto che la, io, la prima cosa che ho fatto a New York è quella che fece, faceva taxi, che faceva De Niro su Taxi tu Live. Ho fatto cioè, proprio su, la giornata so, di anni. Sono andato, son andato in, un, in un peep show eh, e io non sapevo, che, cioè, ho visto un dollaro, ho messo un dollaro. <ride> sono entrato, se è aperta la, 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 la sala cinese. Questa, metto, cosa vuoi vedere? Fai tu, fammi spogliati. si è spostata. Una nera si è costretta a spogliare. E eh, la mia, mia moglie, eravamo già fidanzati come moglie, per cui spero che non me ne voglia, ma gliel'ho raccontata questa storia. E, e si è cacciata la sentenza. Questa, eh, dopo stava cominciando a, a togliersi di quello che aveva, e è andata giù. In stanza, io mi sono subito arrabbiato: ho, detto, eh, no, ho messo i soldi. Eh, Fammi sono uscito. E vabbè, ci rimetto. Ta, eh, vado, là, vado là allora. Cosa stai facendo? Eh, cosa sta facendo? Ho messo i soldi, dai, sbrigati. Cosa vedi? Eh, fai tu, ta, ta di nuovo. Che ho scoperto che lì c'era un dollaro, ma ne dovete almeno 15 per, per arrivare a qualcosa. E quando si è riaperto, lei mi ha insultato, va via, pezzo di ma. Io sono andato via spaventatissimo Ho detto: Non vorrei rimanerci qua. Okay, lì, poi sei tornato a casa, ti sei fatto la l'amore <ride> e non lì hai poi ucciso. Ti puoi immaginare quelli che stavano fuori eh, eh, all'ingresso del pick show, c'erano quei omaccioni. Certo, certo. Non hai Insomma, ucciso, vai ho vai anche title. rischiato che non, non, non sono più andato. Okay. Hai non così. hai ucciso, no. Arvei Kite. È andato bene. E qui. dopo ti, ti fisco questo discorso. Facciamo subito poi sono andato in un albergo che mi avevano consigliato era Halloween ed era, um, era Washington Square si chiamava Washington Square Hotel che era un albergo veramente punk cioè proprio mi ha messo in un posto sono andato lì ho detto vorrei una camera lei rideva cioè, ma detto, sai cos'è <ride> il giorno è oggi? Dico, eh, non lo so è oggi ma qui è Halloween c'hai idea cos'è Halloween a New York? E dico, eh, so idea, non lo so. Insomma, mi devi dare una camera perché è mezzanotte cosa faccio? E cioè, una camera non ce l'ho. E io ho detto, guarda, io mi metto qui nella re reception, c'era un divanaccio, ho detto, io mi metto qua, aspetto la mattina, perdonami. Ho detto, ma fammi vedere, Ho detto ho una camera, ma non c'è il bagno, ho detto, guarda, io ho anche un. Un ripostiglio, infatti era un ripostiglio, <ride> era un ripostiglio puzzolente con la televisione come quella su Taxi Drive. Fatto... Io a un certo punto ho avuto voglia di prendere il piede e buttarla giù, come, a un certo punto. Se devo fare, lo io faccio la lo faccio rompere e vabbè. E questo è stato il primo inizio. È insomma. stato l'inizio. Eh, non doveva essere la prima domanda, l'abbiamo girata. Ma tanto tu con le scalette, come noto, non hai un grande ruolo nella rivoluzione. Dire. Volentieri, eh, una cosa che, che ha detto recentemente Denzel Washington, che è un grandissimo attore, ha detto. Oggi non conta più dire la verità, ma conta arrivare per primi. Quindi qualsiasi cosa, ma pur di dirla per primo. In questi giorni tu, in questi mesi, sei stato coinvolto in una vicenda assurda, che poi riguarda anche una persona a cui vuoi bene, che per fortuna adesso sta bene, che è Joseph Capriati. Sei apparso eh, come il padre, cioè pur di pubblicare una foto di Capriati con qualcuno, hanno pubblicato una tua foto con lui, è un tuo collega. Mi domando se loro lo sapessero. Appunto, cioè una sua foto con lui, lui in questo incidente molto grave è, ha subito, è, è stato accoltellato dal padre, è stata una cosa drammatica. E per raccontare questa storia, quotidiani, alcuni quotidiani nazionali, senza sì. ricercare in alcun modo le fonti, hanno pubblicato una tua foto insieme a lui. Al di là del grottesco, tu sei uno che tutti i giorni, tutti i giorni sui social, instancantemente si batte contro questo genere di buffonata. Cioè, il concetto che ci vorrebbe un po' di serietà in tutto questo. Non cominci a sentirti un po' Don Quixote, anche, soprattutto dopo un episodio del genere, no? dici sì, proprio che poi, tu. Tra l'altro, su questo episodio io ho fatto solo un post che è stato visto da tantissima gente, forse uno dei post che hanno curificato cuori, di più. Eh, ho avuto 1500 risposte, tutti inorriditi, moltissimi mi, mi dicevano di querelare. Io non ci ho pensato neanche un secondo perché. Sinceramente, non l'ho mai fatto in vita mia e non credo che insomma, serva a niente alla fine. E poi voglio pensare che loro l'abbiamo fatto per stupidaggine, non per malafede, e comunque non è migliore la cosa, perché la stupidaggine a volte è peggiore della malafede, specialmente per uno che fa questo mestiere. Poi, sinceramente, io ho una certa etica in queste storie, per cui ho voluto rispettare. Uh, il dramma che sta vivendo Joseph e anche la sua famiglia, perché poi certo. si fa presto a dire certo. quello lì ha fatto questo gesto, no, io non voglio, voglio poi... giudicarlo, di sicuro adesso sta malissimo psicologicamente Joseph come suo babbo, come sua mamma, come la sua famiglia, il suo fratello. Suo babbo ha fatto un gesto insano, ma starà male forse più di tutto Diciamo che uno, una cosa molto bella che ha scritto Joseph, il primo, post quando ha iniziato a star bene, ha chiesto di essere lasciato in pace, ha chiesto noi di esatto. fatti, ne stiamo parlando per quella vicenda esatto. e non per la vicenda e soprattutto ha detto pensate a me, ma pensate anche a mio padre. Esatto. Per il gesto Io proprio per questa ragione non ho voluto far no, no, giustissimo, Però ecco questo, esatto. eh, visto che poi tu su questa cosa non sei particolarmente tenero e fai bene. Eh, non è spaventoso che quelli che dovremmo prendere per buoni come media che verificano le notizie ormai si siano ridotte a ribattere quello che trovano sui social, invertendo sì. il flusso eh sì, è, cioè io per esempio sono un, ancora uno di quelli che legge i quotidiani, io ogni mattina me ne leggo due o tre, compreso quelli che mi fanno schifo per eh, marcarli sì, per farvi un'idea di a che punto possono arrivare, dico anche quelli che mi fanno schifo a volte scrivono cose utili da sapere No? perché comunque leggere soltanto giornali che sono schierati in un certo modo poi una professoressa che non è la mia professoressa eh, di cui non ricordo il nome perché non insegnava a me però era una che faceva un, un gran lavoro di, di mh, inclusione sociale anche scuola anche un, molto di parte lei però era una che diceva sempre se volete era di, eh, dichiaratamente di sinistra però diceva se volete avere un'idea di quello che succede realmente leggetevi il Corriere della Sera che è un buon giornale eh, in qualche modo legato al mondo capitalistico, insomma, se vogliamo dire, no? comunque mainstream, e leggetevi il manifesto. Se vi capita anche il secolo d'Italia, perché così avete un'idea varia delle cose e vedete come raccontano le cose. No? Io ho mantenuto un po' quella logica. Insomma. Eh, per cui io sono ancora uno di quelli eh, che si fida, in qualche modo, almeno di una certa parte dei giornalisti, che sono... Rispettabili. E mi dà molto fastidio che adesso c'è questo, eh, questo leitmotiv nei social contro i giornaloni, contro la stampa, contro i giornalisti eh, venduti che se li sono comprati. Eh, mi sembra una cosa molto stupida. È così come dire che in, in rete trovi solo la schifezza, no? Non è così. No, evidentemente. In rete no. Ci sono dei blog, eh, puoi anche vedere il sito di, di Scientific American, puoi vedere eh, no, anche i giornali, eh, si, 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 si lavorano sul... Che il cortocircuito sia quando fonti affidabili invece diventano esatto, inaffidabili. Perché esatto, per cui fuori. io sono ancora mh, assolutamente convinto che, mh, che eh, nei paesi dove si limita la libertà di stampa, eh, c'è qualche problema. Eh, Noi non ci siamo, siamo messi benissimo, siamo no, non abbastanza siamo indietro. Sì, <ride> non siamo Però ti ripeto, io sono lì che lo difendo. No? Ecco, questa cosa, che, che mi, mi piace molto perché io ti seguo in questa cosa, eh, hai, hai ogni volta i miei like, eh, ma il tema vero è, ma tu pensi ne valga davvero la pena? Te lo chiedo perché io penso ne valga la pena, ma ne valga davvero la pena? Cioè, ogni volta che tu pubblichi qualcosa, partiamo dal fatto che ogni gesto è un gesto politico, no, anche i più piccoli, ma ogni volta che in particolare tu entri... Eh, portando un'opinione su dei temi delicati sì, io lo so so che è la cosa che ti fa più arrabbiare ma la prima risposta la terza che ti arriva è metti i dischi eh. <ride> pensa <ride> a mettere i dischi e non parlare di politica ora c'è modo che questa gente a un certo punto secondo te inizia ad ascoltare ma io continuo a fare diciamo molti si stupiscono che in questo periodo specialmente parlo meno di musica e parlo più di, di come chiamare, politica contemporaneità però, però la politica insomma cos'è la politica se uno legge aristotele se uno legge i sofisti avevano delle idee diverse ma la politica è una cosa di tutti cioè, non può essere una cosa perché quello che dico sempre a quelli che mi fanno questa obiezione ma guarda che se tu non ti occupi di politica qualcuno se ne occupa per benino senza che tu sappia quello che fa per cui io penso che sia non solo diritto ma dovere di qualsiasi persona, che tu faccia il DJ, che tu pulisca le strade, che tu faccia il chirurgo, insomma, cioè, ogni azione che facciamo, è talmente banale anche dirlo, oltre che fare un discorso in qualche modo filosofico, e cioè che, che riguarda i grandi pensatori, no? e faccio anche un discorso pratico, perché comunque questi eh, fanno delle leggi che ti riguardano. Eh, se tu eh, ostinatamente dici la politica fa schifo, eccetera, eccetera, vuol dire che quelle leggi che fanno, che poi ti ricadono sulla testa, sulla vita tua e dei tuoi familiari e sul tuo futuro, vuol dire che te, tu non puoi dopo lamentarti perché te ne sei disinteressato. Per cui qualcuno ti dice: Sì, ma cosa serve interessarsi? Ma serve moltissimo. Intanto che io prendo coscienza di quello che fanno, e poi io cioè, voi, se i social servono a qualcosa è per esprimere la propria opinione, no? E così come io ascolto quella degli altri, se non è offensiva, e rispondo per questo, no? perché anche questo atteggiamento snobistico, che a volte l'intelligenza, non che mi ritenga parte dell'intelligenza però, che a volte ha nel considerare cioè anch'io provo un certo ribrezzo a volte per, un, per, una certa, per una certa, percentuale di genere umano. Però, nello stesso tempo sono convinto che il ribrezzo che ci fanno, che ci fa questa categoria di persone, eh, va filtrato e loro non sono così perché sono nati così no, no, perché, no è l'abitudine eh, perché pensare... quello che serve non voglio fare discorsi eh, vetero eh, settantasettini settini. io non sono un sessantottino però insomma sono convinto che eh, se c'è un potere che decide le sorti dell'umanità quel potere una bella parte di quel potere ha interesse che la gente non si interesse di niente no? Eh, io ancora adesso ho questa, questa voglia di scardinarlo, questo meccanismo. Nel mio piccolo, insomma, se posso no, dire con, una roba... Con gli, strumenti che... eh, con gli strumenti che ho. E poi non lo faccio in modo pedagogico, non ho mai avuto questo tipo di pretesa. lo faccio perché ho un mio afflato personale di esprimere quello che penso e credo che dovrebbero farlo tutti, insomma. Sì, d'accordissimo. Quando hai iniziato tu eh, a proposito di intransigenza, eh, negli anni 70, eh, il, il gioco del mondo della è rimasto uguale. Eh, perché poi... Sì, eh, cioè io eh, beh, oh, come. Oh, finisci. No, perché arri arrivo al punto che è. Eh, concedersi la possibilità di essere curiosi, e quindi di ascoltare tante cose diverse, di essere molto trasversale. Non era visto benissimo in alcuni ambienti, no? Dice se c'era un motivo ideologico per cui un certo tipo di musica non si poteva ascoltare. Ah, io ho avuto molti problemi. Se ascoltavi quella musica, stavi prestandoti al nemico. E tu, che invece l'ascoltavi tutta, hai avuto dei problemi. Sì, beh, io ascoltavo quella che mi piaceva. Eh. Non ho, per esempio, anche allora, io ho avuto le mie fasi. La prima disco music non l'ho digerita. Non sono stato un, un amante. Non, non sono stato toccato dalla febbre del sabato sera. Eh, poi ci sono arrivato, l'ho detto mille volte, eh, perché la musica che ascoltavo mi ci ha portato. E a differenza di altri, però io non ho mai avuto preconcetti. No? Se io, ascoltando Rapture dei Blondi o, o Magnificent Seven dei de, de Clash, eh, oppure Hercule 100, oppure Heaven 17, no? mi, mi, mi accorgevo di alcune influenze che non erano propriamente quelle che conoscevo, e cominciavo a capire che c'era dell'altro che loro stavano sperimentando e non ho avuto problemi ad andare a vedere cos'era quest'altro. No? E spesso era la disco e il funk. E poi mi sono accorto che la mia prevenzione verso la disco era da ignorante, perché la disco era fatta di quella robaccia che spesso ci facevano sentire in radio da noi, ma era fatta anche di roba, no? Uh, Fenomenale, e poi mi sono accorto che gruppi come i Rolling Stones facevano uh, miss you. Uh, mi, mi sono accorto che uh, Lou Reed uh, a un certo punto ha messo un ritmo che non era propriamente quello che veniva da Transformer o da IVEVET Underground. Per cui ho detto, cavolo, ma andiamo a sentire. E io non ho avuto problemi subito a inserirlo nel mio programma quella roba lì. È chiaro che. Uh, questi proprio, a volte, quelli della mia parte, specialmente politicamente schierati come me, erano degli zucconi da questo punto di vista. Erano fasci più dei fasci. Certo, di tutto il giro diventa intransigente. Per cui accetti. ho avuto dei problemi, mi ho sempre vinto io. Perché, guarda, a un certo punto ho cominciato a mettere l'hip hop e il funky, dopo aver fatto un lungo periodo di New Wave, e mi sono perso tutta la pista. Gli stessi poi, a un certo punto, sono cominciati a venire vestiti da, da b-boy e a chiedermi Public Enemy <ride> e io dopo un po' ho cominciato a mettere Laus per cui tutti questi qua mi hanno infamato di nuovo ho risvuotato le piste perché volevano hip hop e dopo un po' mi sono ritrovati quelli dell'hip hop a dirmi ah bella metti Laus per cui alla fine, alla fine sai, c'è stato sempre il rammarico di vedere che una cosa che fai non funziona come avresti voluto, ma poi c'è stata la gran soddisfazione di vedere lì sotto cioè, di te... L'avete capito. Cui, ed è questo che mi ha portato fin qui secondo me. Ti faccio sentire tre cose completamente diverse. Questa... Questo lo mettevo subito io. Eh. Esatto. Poi questa... Allora. Me ne hai citati prima? Ah, Dead Kennedy's. Ah, Kennedys! E poi questo? Ma cos'è questo? Non è, è Holiday in Cambogia, questo qua? Eh? Sì. Non l'ho riconosciuto, che, che vergogna! Lo rifaccio perché non <ride> L'ho postato giorni fa poi. Dead Kennedys! Di... E questo è George Clinton. George Clinton. Ti è mai capitato di mettere tutta questa musica sì. nella stessa serie? sì Come ci arrivi? Cioè come, perché questo lo chiedo proprio da fare: come ci arrivi, cioè, da, da l'uno all'altro. È il tuo termometro, il tuo termometro emotivo della serata che ti porta dall'uno all'altro, o quello che vedi che sta succedendo, in no, testa? no, è un mio, un mio percorso. È un mio percorso uh, mentale. Mm, di solito è ovvio che. Quando tu cominci a sperimentare un, eh, e cominci un tragitto, è ovvio che io sono uno che come missione è quello di far ballare la gente. Insomma. Se tu fai una storia fantastica ma la gente non balla, stai perdendo. Dire, un, un musicista si può permettere di fare un album ritmato e l'album dopo senza ritmo. Eh, però siedono in un teatro e vengono a ascoltare quello che fai tu. Che gradiscano meno, però no? invece da me non vengono a ascoltarmi vengono a ballare. Per cui io posso fare qualsiasi cosa, ma loro devono ballare. Eh, ma questa cosa che hai detto che è bellissima: costruire una storia, tu la, la vivi in quel modo lì? Cioè sì. è come se fosse una narrazione. Sì, sì, tu stai sì, raccontando sì, sì. una storia. Sì, io mi faccio un'idea mentale che si dipana durante la serata e che però è sempre eh, connessa con la pista. Okay. Non so mai a, a occhi bassi. Sul, sui dischi e non guardo cosa succede per cui, questo, di... questo viaggio che mi faccio e che poi esprimo può avere delle variazioni, delle deviazioni a secondo di come sento la pista, perché poi il mio mestiere è eh, la, un 50% conoscenza, ricerca, eh, padronanza della, della musica e poi un buon 50% è padronanza della, psicologica della pista. Come fai a ritirare su cioè, quando, quando non sta andando bene? A teatro c'è una scuola. Ma io no? devo essere sincero. Dimmi. No, la scuola è semplice. Dice: quando la serata sta andando male, finiscila in fretta, non, andare, sì, sì, non sì. provare a cambiarla perché fai peggio. Sì. Tu non puoi farlo. Cioè, se sta andando male, no. deve cambiare, no. perché a un certo punto devo ballare. Ma guarda, um, con un pizzico di presunzione, devo dire che nella mia vita mi è successo poche volte di perdere la pista. È successa quando te l'ho raccontato che era l'inizio della mia carriera, eh, ma non è che ho perso la pista in realtà, ho perso proprio il locale. A dire, do, da da 2-3.000 persone a sera in questo parco dove lavoravo, al par parco di La Cugnana, che avevamo in gestione come cooperativa dal comune di Perugia, eh, da 3.000 persone. A un certo punto in una settimana ne venivano 150, per cui è molto più grave. E lì io ho detto, ragazzi, io per me il futuro è questo che sto facendo. Se mi adagiassi a continuare a fare quello che ho fatto in questi anni, sarei uno di tanti e poi non tribolerei perché se non seguo il mio, il mio corso io tribolo. Per cui ho detto onestamente: qui ci guadagniamo la vita da vivere in, in 20 persone, non posso permettermi per il mio. Per il mio Estro eh, da o il mio ego da accarezzare di farvi mancare lo stipendio. No? Per cui ho detto: mi fermo e vediamo se trovo i luoghi adatti per fare quello che sto facendo e l'ho trovato. Tu e, hai, una, hai una, un personaggio sentinella nella tua serata, ce n'è uno che inizia a controllare più degli altri, perché tanti tuoi colleghi hanno una specie di come dire una cartina tornassola. Ma io ho no? delle persone che mi seguono ovunque e Se li vedo non contenti è un problema, okay. <ride> Però a volte cerco di spiegare anche a loro che magari sto sbagliando io perché posso sbagliare, ma a volte puoi sbagliare anche tu come pubblico, no? certo. Per cui ragioniamoci, ci risentiamo, ne riparliamo di questo pezzo che ho scelto fra un due mesi. E poi mi dici cazzo, avevi ragione oppure no, avevi torto. Oppure io ti dico, sì, avevo torto. Ah, perché? Tu, tu, sei un, tu sei un DJ e, e sei un artista nel senso che della tua capacità di. Uh, fare una cosa che altri fanno meccanicamente no? mettere un disco dopo l'altro in realtà tu l'hai trasformato in un'altra cosa questo fa sì che a sentirti perché tu dici solo a ballarti a sentirti e a ballare vengano delle persone che vengono a sentire te si vengono anche a sentirmi molti magari io venivo a sentirti il problema delle discoteche a volte e del clubbing è che eh, nello stesso locale capita un sacco di gente che invece è lì per ballare uno a caso che potresti non essere tu. A te capita molto meno da tanti anni, molto... ma spesso i giovani, i DJ più giovani che sì, si sì, trovano sì. In degli, nei circoli che non sono quelli degli artisti DJ, ma quelli del club uh, puro, hanno un pubblico che è quello che c'è in quel momento. Lì è, lì è più difficile perché non, sì, non c'è quella lì, sensibilità. Lì eh, ne stavamo parlando dietro io e te, dietro le quinte. Lì è un gran lavoro che deve fare il DJ o il suo management. Il management non deve decidere niente, deve decidere strategie, ma. No, deve, può decidere anche delle cose importanti, ma io sono di quelli eh, convinto che locali da fare, è meglio che li, li decida tu, o in qualche modo ne ragioni col tuo manager o col tuo manager se ce l'hai. No? Proprio perché i locali tu li conosci e sai dove tu puoi avere l'80% di persone che sanno benissimo cosa fai tu e sono lì per te e per la tua storia. E magari c'è sempre il 20% che è capitato perché ha sentito il tuo nome, l'ha sentito parlare, oppure va in quel locale in default. Quando un locale invece è l'80% di gente che va in default, allora io non ci vado, e lì insomma, se tu sei un DJ e scegli di andarci perché magari ti pagano bene, perché di solito così funziona: i locali meno, eh, meno specializzati di solito per averti offrono di più. Eh, ma non li denigro per questo, eh. è no. chiaro che il locale specializzato che fa tutti i DJ di un certo tipo, insomma c'è anche un po' di cazzim e ti dice guarda tu sei un grande ma io ti do questo, per più non posso darti, no? E poi è eh, tua scelta cosa privilegiare, se il piacere di suonare in un posto meraviglioso o il fatto di avere qualche mila euro in più. Io nella mia vita ho sempre privilegiato la prima cosa, perché poi, eh, poi i soldi quasi non mi piace guadagnarli se devo tribolarli per guadagnarli, se no faccio qualcos'altro. Ma... Per cui lì è tuo impegno, è tuo dovere di scegliere quelli che vanno bene per te. Se tu scegli bene il pubblico generico ce n'è poco quando c'è un'anomalia nella scena club italiana c'è sempre stata almeno ci sono due livelli no? quello un po' più superficiale che come dicevamo sono i locali che hanno solo bisogno di riempire il locale e non importa che cosa si suoni ma anche il giro il, il circuito dei club italiani è un po' diverso da quello che trovi all'estero cioè la figura del dj eh, lasciamo perdere Ibiza che è un paradiso in cui le cose succedono nel modo in cui dovrebbero succedere, cioè i DJ sono degli artisti e tu vai a ballarli a sentirli. Ma in Italia questa cosa è molto difficile, nel senso che al di là di alcuni posti, che forse c'erano molto più negli anni 90, negli anni 2000, eh, è complicato avere un circuito buono in cui si suona... Cioè nel tempo si è un po' ristretto, così come nel tempo si è ristretto anche il circuito degli altri locali meno, meno interessanti. Per quanto mi riguarda, perché poi magari per altri sono interessantissimi. Io non sono mai. Ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Mi sembra. Non sono mai stato uno settario per mia scelta sia deontologica sia ideologica. Perché alla fine, insomma, sono convinto che è una cosa un po' presuntuosa quella di considerare quello che ami tu il bello e quell'altro una merda. No? no, no. È che. Per cui eh, eh, i locali sono tutti un po'. Hanno tutti avuto una grande crisi, insomma, ma precedentemente dal Covid? Molto precedentemente, ma per ridurla a zero la differenza, ma non è... credo che sia zero nel mio circuito. No, no, Io... no dico per ridurre a zero la differenza è ah, quello okay. che dicevo è: da un lato hai i locali. In Italia l'idea è quella del locale, mentre probabilmente all'estero ci sono i club. i club. Ma guarda che anche in Italia ci sono club che sono nettamente differenti dalle discoteche. Eh, diciamo mh, propriamente dette, o non so, sono discoteche, anche altre. E devo dire che all'estero, chiaramente, la scena per varie questioni, specialmente in alcune parti del mondo, è molto più vitale forse, ma anche in Italia ci sono, eh, non te li nomino perché poi me ne dimentico qualcuno, uno posso dire il mio club, ma ce ne sono tanti altri che si occupano di un certo tipo di direzione in modo ostinato e anche con un um, grande successo, perché poi essendo meno frequenti, meno, meno fitti di prima, la gente si sposta molto certo. di regione in regione per vivere e fanno una programmazione rigorosa. Non, non basata sulla, sul quanto è famoso il DJ che fa ma piuttosto su quanto è bravo il DJ che fa no? e c'è un, un, un movimento di, di gente che viene che conosce bene il DJ che fa che fai. per cui io non sono negativo eh, ti dico, eh, il discorso lì non c'entrava niente del fatto di essere ecumenico. Diciamo che è ovvio che io, quando qualcuno mi dice la musica mi piace tutto, vuol dire che non gli piace niente. <ride> per cui detesto che musica ascolti non un po' Ascolto tutta, tutto. No, non ascolti un caso, <ride> per cui, e, e per me c'è musica bella, no? lo, lo, diceva, lo diceva Miles Davis. L'hanno detto poi in tanti. No? Ci sono due tipi di musica, ma del Davis non aveva certo problemi a rifare un pezzo di Cindy Lauper o di Michael Jackson nonostante sia poi stato criticato dai soliti imbecilli, no? che poi lo criticarono anche quando fece In Asalento e o Bici Brew. Per cui imbecilli... Insomma, Bastava criticarlo. Ecco, cioè il tema era sono quello. sempre. Sono quelli che avrebbero voluto che, che, che Miles avesse continuato a fare l'ar eh, o il bebop. Per eh, tutta la vita. Eh, sì, tutta la vita, ma anche quando cominciò a fare il bebop eh, qualcuno storse il naso. Non gli andava bene. Per cui della gente... Mm, però insomma credo che credo che um, ecco uh, che esista comunque una scena ancora Sì, credo che, che esista che, anche una come, scena. Come come Adesso ehm, non, non so quando si sterrà fra qualche mese, quando si ricomincerà. Quello eh, è un altro punto, come ricominciare? Come, come riconosci il talento in un DJ giovane, in un DJ esordiente, cioè eh, così come eh, è istintivo ed è parte del tuo gusto e del tuo talento il tipo di selezione che fai. E i periodi della tua selezione? Aver cambiato tanti generi, aver amato tanti generi in tanti momenti della vita. Che cosa guardi di un, uh, di un DJ? Non credo alla tecnica, che comunque è fondamentale. Ma, ma che cos'è che ti colpisce? Ma, molto semplicemente quando mi diverto. Okay. Quando mi stupisce e già... mi diverto vuol dire che mi piace. Quando mi annoia e fai il verso ad altri mi annoio. Insomma, per cui se lo faccio una volta poi. Tu, tu questa è una cosa che, che ripeti, ma, ma è importante secondo me. Eh, non è tanto la ricerca eh, del virtuosismo simile ad altri, ma è l'originalità. Sì, cioè, l'idea di avere: Ma una... il virtuosismo. Ah, di me dicono che non sono bravo tecnicamente. In realtà ho fatto dei podcast ultimamente tutti fatti dal vivo con il vinile. La gente lo può guardare per Jägermeister. E un altro per più radio ti, ti fa arrabbiare questa cosa, mm, eh, perché... pss, Ma guarda, cioè no, ma ti fa arrabbiare. No, mi spiace che ci sia questo luogo comune, no? Io in realtà spesso faccio degli arrosti, ma non perché non sono capace, perché me ne sbatto. Ho fretta, <ride> voglio cambiare. Definisci mi arrosto. Eh, sì, <ride> che magari non, non becchi il tempo perfettamente, faccio cambi a stacco, okay. oppure faccio finire il pezzo e poi ne metto un altro. Eh, a volte lo faccio anche proprio volutamente, per dire guarda che se metti la musica schifosa e fai i cambi meravigliosi rimane un DJ schifoso, insomma, cioè io <ride> non vado a vedere, un, non vado a vedere un, un equilibrista, vado a vedere uno che mi fa una selezione. No? Poi chiaramente quando vedo i miei amici DJ, amici o conoscenti o non conosciuti, che fanno delle cose pazzesche, in più mixandole in modo allucinante, dico cavolo, bravo, eh, ne ho visti tanti però insomma sono suonato a sentire di, cioè eh, Dei Mancuso non mixava proprio non aveva, ne, non aveva neanche il pitch <ride> se ne sbatte non lo voleva il pitch voleva i lean non voleva i tecnici eh, ho visto Larry Levan suonare da seduto eh, a volte la prima volta che ho visto Larry Levan l'ha presentato eh, Chaka Khan per dire no? da, noi, da noi si presentavano gli amici di <ride> c'era io sono arrivato all'Irving Plaza e eh, arriva questi. Oh, cazzo questo è Chaka Khan ladies and gentlemen uh, Larry Levan cioè, rappresentato e il primo pezzo l'ha cominciato a 33 invece che a 45 se lo fa lui si può fare ma non che uno debba farlo insomma. io le ho fatte queste cose insomma io dico che le due cose insieme stanno bene eh, però dei due di un grande tecnico noioso e di un non grande tecnico che mi fa volare scelgo sicuramente la seconda opzione ci sono tantissimi tuoi colleghi di, di nome e di fama che si nervosiscono molto quando artisti di altri mondi, che siano musicisti o che siano attori, monetizzano parte del loro nome facendo i DJ set. E no, io non sono quelli. Te ne frega niente. No, no, no. Anche perché io per esempio mi è capitato di vedere a sorpresa, questa è una cosa un po' più magari più inglese, non so, i block party che mettevano i dischi erano bravissimi, capitati a sorpresa in una sera, sapevano farlo. La differenza è solo saperlo fare o millantare di saperlo fare. Ma sì, ma poi anche questa cosa: di cosa faceva uno prima di fare il DJ? Ma tutti noi abbiamo fatto qualcosa prima di fare il DJ. Adesso perché uno ha fatto la ballerina, la pornostar, non può avere talento per fare la DJ, invece tu che hai fatto cosa? Ha lavorato in radio. Ma... Cioè, non... cioè, io per esempio ho cominciato in radio, nel 74 già lavoravo in radio. E il mio lavoro da DJ è vero, l'ho cominciato nell'82 la mia passione per la musica è nata ben prima, dal 74 per cui sono uno di quelli che può dire mh, la musica mi ha toccato e mi ha salvato anche eh, come, dice, come diceva il buon Tricarico la domanda che ti avrei fatto è Chiara Valerio dice che la matematica l'ha salvata tu mi hai già risposto <ride> prima della domanda sì. però la musica ti ha salvato sì perché io stavo in un piccolo paese Uh, ho vissuto una buona parte della vita non con i miei genitori, per una situazione molto lunga che non, non sto qui a, a spiegare, per cui stavo in questa grande casa in un paesino e questa grande casa era gestita: era, i miei zii, insomma, erano persone molto. molto stavo per dire bigotte, insomma comunque in Quadrati. un paese, molto. per cui avevo grandissimi limiti, più dei miei amici devo dire, per cui avevo dei rientri a casa molto più eh, penalizzanti, per cui cosa potevi fare? Stare in casa, ascoltare la musica, poi allora ascoltare la musica era un impegno grosso, non è come adesso che vai su Spotify, ascolti. allora toccava andare, andavo con la radio nel posto di casa dove prendevo Capodistria o Monte Carlo, quei due due trasmissioni a settimana, uno con Raffaele Cascone, Paolo Giaccio che era per, per, voi, per, voi, giovani, per voi giovani, che aveva eh, Moby Dick, con la, io quando cominciavo, godevo come un matto, e per sapere qualcosa di musica dovevo andare a Perugia quando andavi a scuola a comprarti ogni Music, musica all'express che ti ci voleva il dizionario per leggere, un gran lavoro, <ride> per cui me lo sono guadagnato questa storia qua. Eh, per cui in questo senso sai dei momenti un po' difficoltosi dove stavi da solo. Non non ti veniva data l'opportunità o il permesso di vedere i tuoi amici così quanto volevi. E eh, sai, la musica mi ha veramente salvato. Mi ha salvato anche dalla possibilità di star male. Insomma. Non dico di deprimersi, ma comunque anche i ragazzini a volte eh, soffrono eh, no? quando no, certo. non vivono esattamente come vorrebbero. In questo periodo peraltro. Tra l'altro a marzo, tu quando hai iniziato il primo lockdown, ci siamo sentiti e mi hai detto io non sono molto affascinato dall'idea di suonare in streaming. Nel no. senso, è una cosa che non voglio fare no. perché io voglio avere della gente che balla sì. davanti un anno dopo non hai suonato in streaming, nel senso, l'hai fatto, non è che hai cambiato e hai detto inizia a suonare solo in streaming, però purtroppo anche quello è diventato un mezzo per stare meglio. Cioè, alla fine, io l'ho fatto perché dopo aver rinunciato a miliardi di robe, una mi dava l'opportunità di farlo con due telecamere, un po' con un montaggio bellino. Eh, e ho detto facciamone una vediamo in realtà è stata l'ultima che ho fatto Uno, la prima e l'ultima no? ho detto facciamone una eh, è stata vista abbastanza perché era sul canale di Jagermeister appunto devo dirti che sì però se mi avesse dato questa soddisfazione e eh, fosse stata questa medicina che per molti è l'avrei continuato a fare questo non l'ho fatto vuol dire che sì l'ho fatto ma perché sai io per esempio quando mi mandano i, i file, i DJ più giovani che magari vogliono farci conoscere, vogliono un giudizio da me, a volte disinteressato, a volte interessato, perché magari poi mi chiedono di suonare nel mio club, cioè. eh, devo dire che la prima cosa che chiedo è mandami un DJ dove c'è la gente, non mi mandare un DJ in cameretta, perché in cameretta uno può fare quello che vuole. Puoi mettere la musica più cool del mondo, che però se non la metterai mai davanti alla gente, noi di quel compito lo sappiamo fare tutti, no? Cioè, però Invece, io voglio vedere perché ah, mi impressioni se metti la musica fantastica con la gente che balla perché non è la stessa cosa. No, la gente davanti eh. e, e, e questo è un tema che, che vale per tutte le professioni dello esatto. spettacolo. In questo momento esatto. l'assenza del pubblico in teatro puoi essere il più bravo del mondo, ma se non ce li hai davanti, non è la stessa cosa. Umberto Eco diceva è quasi la stessa cosa no? della traduzione, ma non esatto. è la stessa A me, cosa. Per esempio, una cosa che ogni tanto faccio poco Perché sono pigro, e fare i podcast perché il podcast senza che ti si veda no, l'ho fatto anche prima quando c'era quando ero in attività mh, e non ero, non ero fermo per via del, della pandemia. No? Ogni tanto quello è carino perché e spesso mettevo dei podcast registrati dal vivo però. Li pubblicavo a chi me lo chiedeva, a varie radio, eccetera. Beh, la nuova versione, io ce l'avevo le tue cassette, delle cassette eh, di Ralf È eh, anche interessante. Portavo. tu Ti, ti interessa di far, di far girare dei pezzi, magari che non sono così conosciuti, così che quando suonerai, loro li conosceranno da li quello che hai fatto già. tu, che è una buona cosa. E quello lo faccio, eh, ma io poi, tra l'altro, c'è da dire che. Anche adesso sto facendo un'eccezione perché so, te ne perché, sono grato, esatto, ma non è, non è per piaggeria che lo dico, ma perché mh, è una cosa che dico sempre: insomma, eh, quando si fa le chiacchierate bisogna vedere con chi le fa. Insomma, a volte eh, si fa fatica a dire le cose interessanti se le domande sono ah, state, no, certo. però. Mh, eh, anche anche eh, queste cose in streaming ne faccio molto poche. Insomma. Non so se per pigrizia o perché ti ripeto: in questo periodo sono convinto che uno meno si mette in, in vista e meglio è per quanto riguarda me. Ma Forse anche perché raccontarsi troppe volte poi significa non raccontarsi mai, se diventa tutto uguale, esatto, eh, sono esatto. tutte notizie eh, note. Eh. Una cosa di cui sei particolarmente fiero, avendo studiato, è, è questa qua. Orchestra Spettacolo Cesare Sordini da Lord no aspetta no. è tu questo aspetta eh questo è Shafty, no perché l'inizio di Orchestra Spettacolo c'è un'armonica questa è Shafti la versione che abbiamo fatto io e Gemolotto alle 4 di mattina litigando <ride> perché noi lavoriamo con due banchi, ho fatto due sbagli epici, uno Dead Kennedy's e uno Shafty, ma ci sta. Vabbè, cioè, sarà la vecchiaia una volta non mi sbagliavo. Abbiamo mixato con un SSL, eh, loro sono tecnici, eh, anche tu suppongo sappia, insomma insieme al NIV eh, è uno dei banchi più mitici, eh, ne abbiamo 8 canali in studio adesso. E però lì non c'era il sequencer, per cui eh, avevamo mezzo banco per uno, uno si aveva le basse eh, e uno si aveva le altre cose, e tu lavoravo in mute, apri, chiudi, apri, chiudi. Per cui ogni volta che facevi il mixaggio con il nastro, eh, se tu ti sbagliavi, bisogna ricominciarlo. <ride> allora Gemonotto non si vedeva quasi mai, eh, perché è un, è, un, è un computer vivente. Io sono meno computer. Per cui ogni tanto sbagliavo il mute Ah, un certo punto fa, ha avuto una crisi isterica, si è buttato. basta. <ride> Abbiamo fatto tipo 30 tentativi. E ha avuto questa versione che si chiama Deep Clip, che secondo me è la più bella. Quella meno suonata, ma c'è questa atmosfera eh, in cui ero molto immerso in quel periodo, un po' profonda. Questa è la prima uscita di Arbit della vostra... Prima etichetta. uscita di Arbit e mio primo disco. tuo primo disco. E' un'altra cosa che tu fai con grande come dire, calibrandola molto bene, nel senso che non lo fai tanto per e, e per tirare fuori un disco c'è bisogno che tu senta quella necessità, cioè qualcosa che ti deve piacere, altri fanno un sì, disco dopo l'altro. Cosa significa per uno che lavora con la musica degli altri avere la sua musica su disco, che è una differenza sostanziale? È un remix, ma la sua musica su disco. Beh, è una, è una bella sensazione, io quando ho sentito suonare... Uh, in, una, in una cassetta di, di, uh, di mancuso uh, l'altra versione non questa di shafti insomma non ti dico che mi sa che mi sono messo proprio a piangere uh, per cui sai avere quello che hai fatto che, che hai prodotto tu con la tua passione il tuo amore la tua intelligenza Uh, e anche vedere che Shafty ebbe un gran riscontro fu ristampato da un sacco fu venduto in licenze ovunque so. e, e cazzo è una cosa bella una devo cosa dire che è una gran cosa mm, sebbene io non, non suoni quasi mai i miei pezzi li suono sempre dopo 15 anni adesso lo sto risuonando ma i primi 3-4 anni non li suonavo quando diventi un classico di te stesso allora no, puoi. <ride> perché, così come non ascolto i, i miei mixati perché poi mi sembrano tutti schifosi, poi li ascolto dopo vent'anni. Adesso c'è un sacco di roba mia eh, in rete, e li ascolto e dico: Ah, però questo mi ricordo quando lo feci mi faceva cagare, adesso lo ascolto, è bello. Ho bisogno di, di farli decantare. Io poi, insomma, eh, ho una forma quasi patologica di, di autocritica, sia per quello che faccio, sia per la mia immagine fisica. Insomma, per questo non amo molto vedermi riprodotto. Eh, potrei arrivarti a dire che sono anche un po' insomma. Sì, che poi però se la rigiri è anche il grande vezzo dell'artista, no? Ti piace mentre lo fai, poi non hai bisogno di risentirlo, l'hai fatto. Sì, eh, no, anche perché poi io ti ripeto, poi ci, ci soffro perché magari sento una cosa che non, non, non è fatta come avrei voluto, come mi stavo immaginando. Che non l'avresti fatta in quel per modo. Per cui dopo ci tribolo. Devo dire che poi questo questo. Paradossalmente molti non lo capiscono perché mi conoscono come un istrione. Io sono un istrione, eh, sono un lo animale a palcoscenico non, e lo so, me lo riconosco. Però spesso a molti istrioni succede che eh, non amano riguardarsi, Beh, ma poi soprattutto fuori dal momento della performance perché in quel momento stai facendo una cosa è finita quando l'hai fatta. Sì. Mentre per gli altri è strano, ci sono quelli che stanno molto attenti a che cosa fanno in quel momento. Sì. Eh, di, di un pezzo qualsiasi. Eh, che, che ami o che ti piace, che cosa ti colpisce? Perché uno è sempre portato a pensare che il DJ segua la ritmica. No? Allora, mm. La sessione ritmica è quella che dici tra cioè, basso e batteria, I, i riff. Che cos'è? O è sempre una cosa diversa? Uh, sì, è spesso una cosa diversa, non ho un parametro. È sempre legata. Eh, cioè, io ho una, una sorta di. Come spesso credo molti musicisti, molti molti eh, operatori del campo della musica, non necessariamente DJ ma anche produttori, anche... quelli che hanno un senso, ognuno nella sua, nella sua, nel suo genere, stile, credo che, eh, quello, che quello che ti colpisce di un, di un brano o di una roba è una cosa che eh, fai fatica a codificare. No? cos'è il groove? Certo il groove, quello che si chiama groove è una cosa importante ed è un mistero. Cioè un pezzo rolla eh, quando non si capisce. Tu puoi stare lì eh, quattro ore a organizzare un ritmo che deve rollare, che nel, nel, nel termine nostro è sì, sì. il groove, e non ci riesci e ci metti quella yet e lo metti in swing e lo metti in paro e la gira. ritmica e non gira. Per cui ti, ti vengono fuori, molti Gel l'hanno fatto, uno era Junior Vasquez faceva delle cose fighissime ma non giravano e non si mettevano. E quando gira, quando senti che il corpo subito ti si muove, già quello è un buon 30, 40, 50% del suo, del, suo, del suo interesse nei miei confronti. Poi ci deve essere qualcosa che è di inaspettato, non banale, che io non mi aspetto, che succede nel brano. Una, una dissonanza un accordo non necessariamente prevedibile. Che non stava in quella sequenza. Esatto. E allora lì... mi. mi... E poi c'è sempre qualcosa di originale. Ma perché quell'accordo per te è il punto dell'aggancio, c'è cioè un punto di volta del pezzo, è quello che ti immagini, che ti sì, farà lavorare. che tu a un certo punto dicevi il pezzo è fatto, è così, me lo devo aspettare per sette minuti, ci saranno svuoti poi a un certo punto invece ti prendo un'altra direzione. Cazzo? Quindi funziona. Sì. Ma, mm... Però è sempre una cosa... Di tante cose che ti colpiscono. È come quando dici una donna la vedi e ti folgora, no? Fai fatica a dire se sono stati gli occhi, se sono state le tette, scusate la trivialità. No, bene, insomma, o, sono parti del corpo. Eh, no? Sì, insomma, le mani. In realtà, a volte poi le analizzi, no? dici: Ma in realtà, no, non è esattamente il viso che era nei miei canoni, e neanche però, cavolo, un che ce l'ha, no? E così per quanto riguarda un, un posto, io ho dei posti che magari non sono meno belli di altri, ma mi tocca andarci una volta ogni 20 giorni perché c'è qualcosa che mi. Soprattutto dalle tue. Eh, nel suo profilo, parlando di chi è venuto qua, sul suo profilo Twitter, questa cosa mi fa molto ridere. Busta dice: Io sono un artista, non un salto in banco. Tu in un'intervista hai detto: Sono stanco di essere considerato un salto in banco. Eh, secondo te quest'aura. Eh, inspiegabile ma spiegabile, davanti spettacolo che spesso i DJ hanno, no? tanto che negli anni 80 e 90 c'è qualcuno che a Milano faceva delle magliette, il DJ è il tuo cameriere, queste cose, eh, un po' è del tutto ingiustificata, secondo te un po' alcuni tuoi colleghi però, hanno sì, contribuito eh. a... Sì, sì, a non, a non hanno deposto a nostro favore, insomma Ci abbiamo visto della gente, non si capisce perché eh, spesso insomma, coloro che conducono programmi... O per cattiva informazione, o, per, o per, perché mh, spesso le redazioni li malconsigliano. Hanno preso a volte la, la nostra parte più triviale. No? Però dello stesso tempo io non ambisco a andarci in questi programmi. Non ho mai chiesto di andarci. A volte mi ha, hanno invitato e non ci sono andato. Perché non? Guarda, io i DJ eh, li vedo un po', e l'ho già detto altre volte, li vedo un po' come eh, come vedevo i cuochi quando mi, affaccio, mi affascinavano. No? Non faccio il nome perché è un mio conterraneo, ma per esempio c'era un DJ Umbro che era mitico e che io me lo immaginavo. Eh, che poi ho conosciuto personalmente, no? non voglio fare il nome perché eh, che io me lo immaginavo la mattina alle 6, alle 5 a prendere la macchina andare al mercato di non so, Roma per trovare quel tipo di cipolla, quel... poi andava lì e faceva questi piatti pazzeschi. Fuoco quindi uno chef. Cuoco, uno chef, e nessuno l'aveva mai visto, se non in foto. Non e... è difficilissimo. Per, cui io, per me era un mito, no? Poi un certo punto ho cominciato a vederlo in televisione e ho detto, ma pensa tu, ho mitizzato questo qua. E a volte i DJ funzionano lo stesso. E io ho conosciuto tanti DJ che avevo mitizzato, americani per esempio, o uh, anche italiani, inglesi. Di cui mettevo ogni brano che producevano, poi gli ho conosciuto e ho detto: Ma pensa tu, io, cioè, un, un testone di questo genere ha potuto fare fin tanto che io mi sono notato se l'avesse fatto lui quello. Ma magari sì, e poi mi sono fatto l'idea che, a differenza di altri che hanno smesso di programmare quella musica fatta da questi qua, che erano notoriamente degli imbecilli, io invece ho continuato a farlo, perché ho detto: sono convinto che il Padre Eterno non c'è, ma la natura a un certo punto regala questi talenti un po' a casaccio e, e non è detto che tutti gli attori che tu hai mitizzato bravissimi poi sono delle brave persone spesso sono... Ah, non sono... è detto sono... che l'artista coincida esatto. con la persona, non per è... cui non dico che quelli che sono attenti in tv che non ci hanno fatto una grande pubblicità poi non erano, poi non fossero dei bravi DJ, però certo eh, la gente si è fatta un'idea di questi lustrini, di questi... Ma um, un'altra cosa che dici sul, uh, sui tuoi social è mancato ballerino, ma perché non hai avuto il tempo fondamentalmente? No, perché fare... io ho cominciato la mia passione per il club è cominciata perché andavo a ballare come un matto. Anche adesso io, se non suono, ballo. Non è che sto lì seduto o nei camerini. Io ballo mi dà gusto. Per cui è un po' uno scherzo, ma certo. era, non ho voluto mai. Io prima di fare i volevo fare eh, l'attore, la mia prima empath l'ho pagata come attore e ho fatto due circuiti. Audac con un, con un gruppo teatrale che faceva eh, una specie di cabaret surreale con testi che andavano da Guattaria a Ionesco, una roba mista. In, in, in mezzo c'era delle canzoncine popolari a cui sono ancora affezionato. Poi insomma ero troppo giovane per capire che eh, per, fare, per fare pace col fatto che per stare quelle due ore meravigliose sul palco toccava fare cinque ore al giorno di prove per mesi e mesi. Un po' andavo a scuola, un po andavo con il treno. A un certo punto ho mollato. Poi ho fatto l'istituto d'arte per cui la seconda è un pezzo di accademia, la seconda parte non abbiamo tanto tempo, se no, ti racconto. No, una abbiamo cosa tutto accademia. il tempo che vogliamo, <ride> la seconda parte. Della, della mia vita volevo fare eh, volevo fare l'artista, diciamo. eh, Mi inventavo delle gran cose. Per cui per poter inventarmi cose facevo quella che allora era molto in voga, cioè l'arte concettuale. Che però eh, mi hanno poi insegnato che per fare arte concettuale devi anche saper fare a mano libera. Eh sì. Che io non ero un, un gran campione. Per cui mi sono illuso qualche esame l'ho passato, ma poi alla fine qualcuno ha fatto una guerra, che però eh, il disegno del vero fa un po cagare insomma un artista deve saperlo fare però sono andato avanti fino a, al secondo anno di accademia anche perché facevo architettura e ed elemento all'istituto per cui lì sai sì la mano libera ci stavo dentro e poi lì mi, mi, mi riusciva molto bene nel discorso del, del lavoro l'ho studiato molto mi piaceva eh, il lavoro Designer, eccetera, eccetera. L'Accademia Belle Arti c'è una storia che i miei amici sanno che fa morire da ridere perché io e mia moglie, allora fidanzata, l'avevo appena conosciuta. Lei faceva l'Accademia con una borsa di studio perché veniva da San Gallo, da, e lei è, svizzera. è svizzera. svizzera. Però non siamo mai incosciati in, in discoteca, in, in, in accademia. Ci siamo conosciuti in un, in un club e io non facevo ancora il DJ. In discoteca siamo in, in, in accademia non, siamo mai, non ci andavo mai. Praticamente. Ed era il nostro periodo fricchettone peso. Qui stavamo in una comune e io devo fare il militare, facevo, eh, facevo la. Mh, mi iscrivo all'Accademia essenzialmente per avere il rinvio, e quello era l'ultimo anno che potevo farlo, e già era già un mese, dicevo guarda beh, anche qua bisogna svegliarsi, una mezz'ora, bisogna andare, se no, E dice, sì, sì, ma lo Facciamo tanto, c'è tempo. Sì. Finché siamo arrivati all'ultimo giorno, l'Accademia di Belle Arti, il, il, in piena estate, il, la segreteria chiudeva a mezzogiorno e il. E il il distretto militare per consegnare l'iscrizione alle 1. Siamo sviati alle 11. A piedi da Corso Garibaldi di Perugia, i perugini sanno dov'è, è un posto, bello tosto posto, siamo corsi verso l'accademia di belle arti, sono arrivato lì piena estate, solo una segretaria che non conoscevo, e con i miei soldi per iscrivermi. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Antonio, lui la conoscevo. mi chiamo Antonio Ferrari, devo iscrivermi al secondo anno di... di al terzo anno di, di scultura. E mi fa: papà pa, 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 pa. Non papà: papà pa, pa, pa perché non c'era, eh, ti, ti parlo del 70-80, forse è 80, sì, 80. penna pe, 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 Finisce pa, pa, fa. e mi fa: va bene, sono 40.000 lire. Dico, Ma come? Sono 40. .000. Io ho sempre parlato 30.000 lire. Dice, Vabbè, quest'anno sono 40. C'è una catena nuova. C'è scenografia per cui. E io sbiancato, la mia, la mia, mia fidanzata ha sbiancato, oddio, sudore, non c'era nessuno in giro, guardi, io ho 30.000 lire, mi manca uno, cioè vieni domani, dico no, perché mi scade, devo portare, consegnare l'iscrizione per il rinvio, cioè, io non so cosa fate, dico, mi presti 10.000 lire, dico, no, guarda, no, <ride> allora lì panico, e, e questa sembra una barzelletta, ma c'è mia, mia moglie che è testimone. allora lì c'è il colpo di genio che ogni tanto mi viene, dico, ma scusi, ma a 30 cosa c'è? In che senso? Dico, mi dica cosa costa? Il listino: c'è cioè, pittura che è 30, dico, pittura va benissimo. Dice, guarda, ma tu hai fatto due anni, <ride> Vabbè, ho fatto due anni. Non, non devo farmi affari suoi, adesso voglio cominciare a fare il pittore. Poi ho fatto due anni che non ho finito: per portare, eh, per portare eh, e sono arrivato all'ultimo momento a, a consegnare. E, e io ho fatto, no no, ho, ho fatto, <ride> non sono mai andato a pittura, però ho fatto un anno senza andare a fare militare. Poi l'anno dopo sono andato perché mio zio prete famoso era sempre un prete, però un prete bravaccio, per cui ci ha sempre detto guardate scordatevi eh, che io parli con qualcuno per agevolarvi in questo, in quello, perché voi per me siete come tutti gli altri. Per cui io nipote di prete che allora era anche presidente della Caritas per cui teoricamente sulla carta mi dico ah, io ho fatto il militare vero vado a dire ho fatto da fricchettone abituato già a vivere da solo per cui ho avuto un grande esaurimento nervoso mi sono fatto il CAR a Bari e poi mi sono fatto il militare a Udine e poi avendo fatto l'imbecille come spesso alcuni di noi facevano quando fai il CAR eh, quando fai la, la, I, tre la, eh, i tre giorni certo, ho scritto tutte le cose più stupide no? certo. facendo lo snob e invece quelle cose sono importanti loro vanno a vedere, vedono cosciente intellettivo istruzione zero poi mi hanno mandato a fare il, il pontiere genio pontieri, che sono quelli che crepano prima, <ride> che si fanno un mazzo <ride> così, per cioè, cui ho detto guarda è stata un'esperienza del militare allucinante. Ma senti, parlando di Bea ehm... sono stato noioso? No, troppo? no, no chiacchieri poco, va, bene, va benissimo no parlando di Bea a, a proposito, eh, tua compagna e poi tua moglie dopo 30 anni tua moglie eh, che però è un po' la vita di Lady Hawk ti ricordi il film, no? quando c'è uno non c'è l'altro <ride> ah, sì. adesso no, adesso stiamo vivendo ora no, <ride> sì. ma come, co, come si fa perché è anche un, un grande mistero no dice voi siete una coppia bellissima e, e, e siete vissuti come una coppia bellissima è noto e, vi siete visti poco in realtà, cioè vi siete visti tanto ma poco? Sì, poi noi tu... solitamente diciamo che il segreto di questa longevità è un po' quello. È quello, dice notte e giorno. È, è, in più. realtà no, avete fatto tante cose insieme, soprattutto nella tua carriera. Lei è importante. Sì, lei ha, mh, ha, ha viaggiato con me, è venuta nei club, i primi periodi, diciamo, poi a un certo punto anche lei ha cominciato a lavorare, eh, viaggiava anche lei, insomma, per cui poi la mattina si piava alle 7. E difficilmente veniva tu a, ballare. a dormire la alle... prima. Lei è stata molto importante in alcuni momenti della mia vita per, per la sua determinazione. Non è una di quelle donne invasive, mm, difficilmente. Lei entra mm, nella mia vita lavorativa uh, in takeout. Anche una... perché il tuo è un mondo complicato: sì. c'è un patto di fiducia tra te e lei. Il tuo sì. è un mondo complicato sì. per tanti sì. motivi. Però anche nelle scelte lei è sempre molto discreta, non, non mi dice mai... Però lei è una che dice poche cose, la brava Svizzera è una che dice... poche però quelle cose, sono... Però sì, te le fa capire e funziona. Voi in vivete in un posto bellissimo e quindi tutto il tema uh, della, della città, della della fatica di vivere nelle città, della... anche de... tolto l'inquinamento, ma il fatto di avere a che fare con delle energie che sono evidentemente in fase di, es di esaurimento, sta finendo il mondo come lo pensavamo e come lo conoscevamo, tu lo vivi molto meno, meno per sì. scelta. Eh... Sì, e la mia non è stata tanto una scelta, è stata una scelta posteriore, ma non sono uno di quelli che ha vissuto in città e poi ha deciso di ritirarsi in campagna, perché io, il paese dove sono cresciuto era un paesino di 800 anime. E poi Perugia, sì l'ho vissuta, ma Perugia è una città molto bella, molto vivibile, eh, che ha il bello della provincia, ma anche, a, a, a differenza di altre città della stessa dimensione, ha un upgrade di, di humus culturale. Va, sia per i tanti club ai quali ho avuto la fortuna di partecipare in modo, eh, in modo da protagonista, eh, e sia per le cose che succedono a Perugia. Uh, il, uh, le cose che fa um, che fanno di musica classica. Uh, gli amici della musica è una città universitaria che comunque: città una città universitaria vita... con una bella, una bella università per stranieri. Una volta ancora più figa di ora. Poi Umbria Jazz, eccetera, eccetera. E poi per quanto riguarda la campagna, io oh, stavo con i miei genitori fino a 18-19 anni, poi sono andato a vivere da solo in comuni che stavano in posti impervi, in Monte Tezio, Monte Malbe e ne ho girate diverse allora, per cui eh, è stato mh, tutto molto naturale eh, poi comprare Io, una casa eh, in un monte, insomma, e continuare a vivere. Io do dovrei ti regalo quel bonsai, in realtà Beh. è un gesto verde, ma che si fa con chi vive in città più spesso tu tanto riuscirai a a dargli un posto Grazie, migliore bellissimo. Quello, quello accanto al bonsai è un kit per pettinarlo e curarlo Ma ah, se bellissimo. mai tu fossi nervoso puoi fare bellissimo. delle cose spero, che, spero di non rovinarlo perché io ho sempre questo, questa paranoia con le piante ma mia moglie saprà ma poi lì c'è posto per farlo star bene come le, le città come te le immagini Cioè, eh, da fuori, visto che le stai vivendo da fuori ma le vivi anche da dentro quando ci vai a suonare come cambieranno adesso secondo te questa cosa terrificante che ci ha travolto che le ha travolte cioè, La domanda è: riusciamo a cambiare o torniamo uguali a prima? In, uh, Io alterno le due, le due possibilità. possibilità. A volte dico non cambieremo mai perché in realtà uh, questo che vaneggiavamo all'inizio della pandemia non è successo. Insomma, che ci migliorasse, no. No. forse la, anche per la sta guerra durando non ha mai tanto. migliorato nessuno. Insomma, se questa può essere considerata una guerra, anche se non lo è perché. Uh, Dall'altra parte boh, io non posso essere uno per la mia struttura mentale che dice che le cose non cambieranno mai perché se no perché no perché no perché mh, eh, insomma io credo che la voglia di cambiare il mondo ci debba essere sempre e ci debba essere sempre l'impegno personale collettivo per per farlo cambiare il mondo, poi vuol dire star tutti meglio, questo è quello a cui aneliamo. Poi quando succederà, eh, che ne so, fra 100 anni, 200, 50, 400. però intanto è eh, come il famoso discorso sull'utopia, no? Che ha citato Gramsci, ma non l'ha inventata lui la frase, no? Non mi ricordo chi lo, chi lo inventò, chi lo disse sul discorso dell'utopia, no? cioè Cos'è un'utopia? è il voler raggiungere un traguardo che si allontana sempre di più ma intanto ci fa camminare no? per cui il voler cambiare il mondo e sperare che sia migliore comunque è uno stimolo per fare qualcosa perché lo sia eh, voglio pensare che anche perché se, se, non, se non cambia un po' ci estinguiamo insomma a un certo punto ci stiamo provando. Ma eh. ci sta anche quello, io non sono scandalizzato dall'estinzione. No. Perché comunque nella eh, storia, credo della, sia nella della storia di vero. questa palla si, si, si sono estinti i, i diversi animali, no? Si sono estinti i dinosauri, si stata Che si erano comportati meglio di noi, esatto. tra altro, quindi Per cui la mettiamo in conto, io spero di non assistere alla nostra... <ride> Vorrei <istinzione>. non essere. <ride> Nel Senti, come stanno i tuoi ragazzi? Per ragazzi intendo i tuoi cani, che li amo molto. Questo è stato un anno complicato. Ce n'è eh, uno, l'ultimo il il, arrivato, che è un po' autistico, direi, mm. fa delle cose che non si capiscono. Però per quello gli si vuole bene. Però è molto, molto bello, loro hanno tanto spazio, insomma, per cui... Vivono, vivono bene. Tu, tra l'altro, mi hai usato una volta raccontandomi dei tuoi cani, hai usato uh, una, una metafora molto bella perché hai parlato della tua famiglia, cioè parlando di un cane maschio, dicevi, questo è un cane vecchio stile, troppo vecchio stile, è uno che dei suoi figli non è che gliene freghi molto, no. hai detto, sembra i genitori della generazione di mio padre, lui sì li guarda ogni tanto di sì, sì. cura, ma tendenzialmente gli mangia la pappa quando si gira, sì, no? sì, e sì, poi sì. È, è, te, tu riesci mh, come i più grandi, cioè per l'etologia anche quello... Ah, si impara qualcosa guardandoli in meglio e in peggio perché, in un posto come quello in cui vivi tu, sono liberi quindi si comportano come se fossero davvero in natura non a, e, e non sono come i cani di città. Quindi, Beh, si impara per esempio al fatto che loro non hanno filtri no? come teoricamente non li avremmo noi, cioè, non fanno tante analisi eh, etiche, eh, però nello stesso tempo, non fanno cose malfatte. Non necessariamente, infatti, non avere questi parametri, eh, questi, questi schemi mentali su cosa è giusto e cosa è sbagliato, porta sempre a fare delle, malfa delle cose mh, malfatte, no? A volte lì per lì non le capisci perché sono contro una certa logica che ti sei dato, ma alla fine ci sta, insomma. Eh, rimani malissimo quando lo vedi addentare un uccellino inerme, ma anche noi, insomma, prendiamo <ride> i maialini e <li> sgozziamo. <ride> cioè. Sì per il resto te devo dire che sì, mi, in, mi, mi imparano cose per esempio um, per esempio uh, quanto, quanto sia forte il senso della, non dico fedeltà che non mi piace della amicizia no? che hanno tra loro e tra quelli che scelgono essere il loro clan no? e, beh, quello è commovente insomma, li vedi li vedi sempre al bisogno, ci sono sempre loro, insomma, è molto sì, bello. Anche questo. solo istintivamente. È molto bello. Senti, una, una domanda invece tornando a prima. Ehm, C'è una cosa strana dei club, delle discoteche. Strana non nel senso che è strana, ma nel senso che la percezione che se ne ha dal di fuori è sempre la stessa. Allora, in un mondo in cui nelle grandi multinazionali, i manager delle multinazionali, ma non da oggi, dagli anni 80 prendi Wolf of Wall Street, quel racconto lì, di... si drogano tantissimo. Ed è una cosa considerata socialmente accettabile, no? Poi i grandi manager per essere eh, sempre sul pezzo, Le droghe nelle discoteche ci sono, ma è un mondo che viene bollato come... cioè solo il mondo delle droghe. Allora, è chiaro che ci sono, è chiaro che esistono, ma come in tantissimi altri spaccati della società, in cui però si può, o comunque viene considerato... Per le discoteche questo tema è un po' più delicato. no? Dirò una cosa molto semplice, io sono per la liberalizzazione totale di ogni tipo di droga, a partire dalla cannabis arrivare all'eroina. Quello è l'unico modo per risolvere una volta per tutte il problema della, delle sostanze stupefacenti, esattamente come hanno fatto con l'alcol. Cioè eliminare il guadagno di qualcuno. Sì, e poi soprattutto, allora io dico una cosa molto semplice, previo e premesso... Che la gente che si sfascia, che la droga sia, sia sia e che si rovina la vita, che la droga sia ammessa o non ammessa, ci sarà sempre. Dimentichiamoci che non ci sia. Io non ho vestito tanti, farsi i buchi perché sono di quella generazione, ho perso tanti amici. Io non ho cominciato, e, ma non, non perché sono virtuoso, perché sarò stato aiutato da qualcuno che mi ha detto: Magari l'ho chiesto, fammela provare. Una volta questo mio amico mi ha detto: Guarda, non ti permettere mai più, se non te ne vai fuori di casa. Ed è stato un vero amico, perché sapeva cosa voleva dire sta, essere rotta di eroina. Ma a proposito di questo, tutte le cose dette, fatte, le immagini, le tue immagini che ci sono in giro, eh, in realtà noi stiamo costruendo memoria per chi, per chi verrà, tanta poca, interessante o meno. Eh, quanto, quanto è pericoloso, quanto è complesso accettare tutto quello che hai fatto? Cioè tu dici mi va bene tutto quello che ho fatto o se potessi rivedrei qualcosa e cancellerei qualcosa da questa grande banca della memoria? Ma eh, probabilmente tutti cancelleremo qualcosa, no? Non ti so dire cose nello specifico, ma. ma però ma se ci penso invece in realtà no, perché se l'ho fatto l'ho fatto io. Per cui mh, devo dire che io poche cose ho fatto. Eh, esse non essendone totalmente convinto. Eh, una cosa non rifarei. È quella trasmissione che fece l'alcoicò quando morì quel ragazzo, io non feci certo l'ipocrita certo come hanno fatto molti altri, no? e ho detto esattamente quello che pensavo, e ho detto, però era, era um, organizzata e pensata in modo che non mi piaceva a ripensarci non lo vorrei fare Sì, c'era una tesi e tu sì. eri o, o contro o dentro io a. tesi. Io de, ho semplicemente detto che mi, mi, si, mi si gelava il sangue nelle vene a pensare a questo ragazzo di manco vent'anni morto nei patimenti steso per terra al Cocorico. Eh, però di, ho detto anche che il Cocorico non è responsabile di questo. Eh, ho detto anche che io sono uno che celebra la vita. Non celebro la morte, io celebro la gioia, il divertimento. Eh, ci possono essere gli eccessi? Sì, ci possono essere. Cosa si deve fare? Cercare di tutelare la vita delle persone avendo un maggior controllo in quello che succede, avendo fuori non una semplice ambulanza, magari un presidio medico che possa intervenire immediatamente. E nella, nel dramma di questi giorni è una cosa che è molto vicina. Però su quello, fanno, su quello che fanno loro io non mi posso sentire responsabile. No, ma è, è quello che è successo su TikTok a una bambina a Palermo che è morta in un gioco visto su TikTok, no, te la puoi prendere con TikTok, che però è uno strumento, è un media, e cioè quello che succede dentro non lo produce TikTok. Poi il tema è il controllo ed è sempre pedagogico. Anche perché il problema degli abusi è legato ad ogni... Cioè, la gente abusa il circolo di paese, al circolo... No, ah no, sono gli strumenti che hai a disposizione, puoi trasformarli sì. in tutto. Senti, eh, per chiudere, ti devo chiedere, possiamo chiudere in due modi. Uno è che potresti lasciarci, ma non è detto che tu voglia farlo una tua sigla usando gli strumenti che abbiamo a disposizione. L'altro è che usiamo una cosa che abbiamo preparato noi. No, però... fatela voi, fatela allora, voi. Allora usiamo una cosa che abbiamo preparato noi, che è questa canzone. Eh, che pensavo potesse rappresentare in tanti modi perché eh, My Way, però fatta da Sid Sylvitus, che era quindi, quello che mi piaceva più dei, dei Sex era, Pistols. Che era quello veramente dannato dei Sex Pistols. Grazie, prima cosa, per aver risposto a tutto, per aver proposto tu delle domande e grazie di essere venuto perché so che non lo fai spesso. Oh, no. cioè, oh, oh, oh. Grazie a te, Michele. Oh.